Ciao a tutti da Parafranza e benvenuti in questo video. Oggi abbiamo un pacchettino da aprire, ovviamente arrivato dalla Cina e ovviamente si tratta di un cinesone. Andiamo ad aprirlo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Molto carino. Abbiamo anche un QR code, probabilmente per il riconoscimento. E andiamo a fare l'unboxing. Abbiamo anche una cordicella per appendercelo al collo. Il coltellino si presenta così, andiamo ad aprirlo. Abbiamo un pezzo di acciaio e il manico in gomma, molto piccolino, comunque vi faccio vedere le dimensioni. Questo qua invece è il suo foderino, anche questo gommato, questo in plastica e tra l'altro si può smontare. Ecco qua. Poi questa qua è una clip che si può mettere sugli zaini. Molto piccolino, molto robusto, ovviamente come potete vedere dalla lama non è un coltello per i tagli di precisione, tra l'altro mi sembra anche abbastanza scarsamente rifinita. Ok, richiudiamo tutto e andiamo a vedere come si chiama su AliExpress. Ecco, ho radunato tutti i particolari di questo coltellino. Su AliExpress è indicato come escursione di campeggio molle EDC Gear Mini Beetle, multifunzione in acciaio inox, lama esterna, kit di sopravvivenza della tasca, strumenti, tessitura fibbia, per la modica cifra di 1,78 euro. Ve lo faccio rivedere un'ultima volta, intanto vi do qualche dato. Il coltellino è lungo 7,5 cm, mentre la lama circa 2 cm. Qua abbiamo il foro sempre per la corda, ma io consiglio di metterla sul fodero qui su. E questa è la clip che si può attaccare agli zaini, alle fibbie o dove comunque pensiate sia utile avere questo coltellino. Ho provato a fare la scansione di questo QR code, ma non mi ha portato assolutamente a nulla. Probabilmente serve a loro per smistare i pacchi, quindi questo si può buttare tranquillamente. Benissimo, per questo video è tutto. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, lasciare un bel like e perché no magari un commento, che fa sempre comodo. Così mi dite anche voi cosa ne pensate di questa serie e di questi coltellini. Di seguirmi su Facebook, ovviamente tutti i link sono qui sotto in descrizione e ci vediamo alla prossima, grazie!